Mancuso per commentare questa partita, questa vittoria, ma soprattutto il ritorno in campo di Mancuso dopo tanto tempo, tante settimane e tanta sofferenza a seguire la gara della tribuna. Sì, sì, è stato un mese dove star fuori non è mai bello, e in più comunque era un'esperienza nuova per me, quindi ci tenevo subito a partire, però è stata un'esperienza anche questa, perché non avevo mai avuto un problema muscolare così, quindi credo che anche da questa esperienza si possa sicuramente migliorare, imparare qualcosa. Che Pescara hai ritrovato oggi nella gara di Parma da quello che avevi lasciato nella partita con il Foggia? Io sono stato costantemente in contatto con i miei compagni, col gruppo, perché... Lo dicevo in campo, ovviamente. Sì, sì, no, nel senso che sono uno che ci tiene, quindi ci tenevamo oggi a far bene. È stato un mese di lavoro e dove ho visto i miei compagni impegnarsi tutti i giorni e credo che stiamo migliorando, ma di strada da fare ne abbiamo ancora veramente tanto. Oggi sei andato anche vicino al gol, tra l'altro sempre presente nel vivo delle azioni e soprattutto artefice del gol di Brugman, tre quarti della rete del giocatore uruguaiano, porta la tua firma. Sì, sono giocate che proviamo spesso in allenamento e sono contento che siano venute fuori. È chiaro che in quei momenti lì hai due scelte, devi essere bravo a prendere quella migliore. Credo che sei stato anche altruista. Esatto, credo che è stata la scelta migliore che potevo fare, perché Gas Brugman ha spinto dentro il pallone, quindi quello era l'importante. Leonardo, quanto vale questa vittoria, quanto pesa questo successo dopo la sconfitta con il Cittadella e poi dinanzi a così tanti tifosi, così numerosi, che in altre occasioni non avevano seguito il Pescara così in gran numero, nonostante una sconfitta nell'ultimo turno? Sì, ci tenevamo per noi, perché stiamo lavorando, e ci tenevamo anche per i tifosi, come hai detto tu, oggi ci hanno seguito, quindi è stata una vittoria molto molto importante per noi. Mancuso si candida ad una maglia da titolare anche nel prossimo turno all'Adriatico con l'Avellino? Io mi alleno tutta la settimana al massimo, poi le scelte le fa l'allenatore, le fa il mister, quindi darò tutto me stesso in ogni situazione in cui vengo chiamato in causa. Grazie.